Oggetto numero 32, interroga il consigliere Luca e, come è stato comunicato dall'assessore Morroni, risponderà per suo conto l'assessore Melasecca e Gelmini. Inventario regionale delle emissioni di atmosfera 2015, emissioni di CO2 nel territorio del Comune di Terni. Prego, consigliere De Luca. Grazie, Presidente. La Giunta regionale a luglio di questo anno ha approvato l'aggiornamento del piano della qualità dell'aria, basando sostanzialmente le misure adottate sull'inventario delle emissioni del 2015. La Giunta regionale ha quindi sostanzialmente basato l'intera strutturazione delle misure, parliamo di circa 200 milioni di euro se andiamo a sommare tutte le varie articolazioni, su un documento che, in base a quelle che sono proiezioni e stime che vengono effettuate in base a quelle che sono metodologie che identificano sostanzialmente una quantità di emissioni che viene prodotta, ad esempio per quanto riguarda le pizzerie e i forni a legna, consultando le pagine gialle online, moltiplicando sostanzialmente quota pro capite per ogni comune i dati Istat e suddividendoli in base alla popolazione umbra i dati Istat sul consumo di legna. Un inventario quindi che è basato, ribadisco, solo ed esclusivamente su stime e proiezioni, un po' come quando si fa un bilancio preventivo e poi alla fine si fa un rendiconto. E cosa dice questo inventario? Che l'inquinamento, non solo in Umbria, in aree vergini, ma in uno dei delle decine di aree SIN, quindi dei siti di interesse nazionale sottoposti a bonifica, delle aree più inquinate d'Italia come il comune di Terni e come la conca ternana, per il 75% delle PM10 è dovuto alla combustione di legna, e quindi a stufe, caminetti e barbecue, e per l'80% delle PM2,5 è dovuto sempre a questa tipologia di inquinanti. Che cosa c'è all'oggetto di questa interrogazione? Nel registro regionale delle emissioni, le dico, assessore Melasecca, mi dispiace che oltretutto deve rispondere lei che non ha questa delega, questa interrogazione è stata presentata il 18 febbraio dell'anno scorso e ancora non ha ricevuto risposta. L'ho trasformata in question time. Questa interrogazione più volte è stata oggetto anche di una, di discussioni. Non mi venite a fare lezioncine sulla differenza fra il particolato e i gas climalteranti. Lo sappiamo benissimo che la CO2 è un gas climalterante. All'interno dell'inventario delle emissioni ci viene, viene specificato come per tutto il comparto della combustione industriale viene stimata un'emissione di 78.001,35 tonnellate di CO2, di produzione di CO2. Per quanto riguarda i processi produttivi, sempre nella conca ternana, quindi tutto il comparto industriale, 74.023,13 tonnellate di CO2. Basta fare una semplice somma per capire come tutto il comparto industriale della conca ternana quindi viene identificato in 152.024,48 tonnellate per le emissioni di CO2. Ma se noi andiamo a vedere, quindi queste sono le stime su cui viene nella medesima maniera basato il piano regionale della qualità dell'aria, se noi andiamo a vedere semplicemente nel medesimo anno quanto viene autodichiarato
dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, badate bene, per le emissioni dirette, quindi dirette significa direttamente collegate a quello che è il processo produttivo in loco, e se noi andiamo ad analizzare quindi questo dato, che oggettivamente, insomma, voglio dire, non c'è alcun tipo di convenienza per una multinazionale a dichiarare maggiori emissioni rispetto a quelle che effettivamente produce, solo ed esclusivamente, quindi l'Acciai Speciali Terni, parliamo di una città industriale che ha numerosi poli numerose aziende che sono anche soggette, diciamo, a procedura, diciamo, ad AIA, e quindi un importante tessuto industriale, dichiara 274.286,1 tonnellate di CO2. Stiamo parlando qui, quindi, di quasi il doppio, viene autodichiarato quasi il doppio delle emissioni che vengono preventivate da ARPA all'interno del registro dell'inventario delle emissioni. Quindi, alla luce di quanto, diciamo, di quanto illustrato, si interroga la Giunta regionale per sapere quali siano i motivi di tale discrepanza in riferimento all'anno 2015 tra quanto dichiarato dalla stessa ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni nell'inventario europeo delle emissioni e quanto invece stimato da ARPA Umbria nell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera dell'Umbria per l'intero comparto produttivo e industriale, considerando la presenza di emissioni puntuali. E se tali dati, quindi emissioni puntuali, significa che non vengono, diciamo, oltretutto non stiamo parlando di pagine gialle, parliamo di punti ben identificati, e se tali dati siano stati inviati o comunicati dalla Regione Umbria alla Comunità Europea. Grazie. Grazie consigliere De Luca, prego assessore Melasecche. Bene, leggo quanto predisposto dagli uffici dell'assessorato all'ambiente. L'ARPA risponde che integra autonomamente l'inventario delle emissioni di inquinanti con le stime delle emissioni di gas serra solo ed esclusivamente a fini conoscitivi, ma non a fronte di esplicite norme nazionali. Due. La discrepanza citata nell'interrogazione era dovuta a differenti metodi valutativi, oggi riallineati, e per quanto riguarda i valori storici, rivalutati e in corso di ripubblicazione. 3. Non esiste alcun obbligo di comunicazione delle emissioni di gas serra da parte della Regione alla Comunità Europea. È allegato il documento dell'ARPA, documento che è quello di marzo, è identico, perché ha fatto seguito alla precedente interrogazione del consigliere. Io glielo consegnerei perché a questo punto non vedo la necessità di leggerlo, perché credo che sia stato lo stesso documento consegnato mai. E allora lo leggo, provo a leggerlo velocemente. E comunque glielo consegno. Allora, la lettera dell'ARPA, datata marzo, scrive: preliminarmente occorre precisare che attualmente la normativa nazionale ed europea prevede diversi sistemi di comunicazione delle informazioni relative alle emissioni. In particolare si prevedono sistemi diversificati per le emissioni dei parametri per la qualità dell'aria, ossidi di azoto, polveri fini, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, eccetera, e per le emissioni di gas ad effetto serra, tra cui la CO2. Per i gas ad effetto serra è attualmente in vigore il sistema dell'emission trading UE8S, che ha come scopo quello di contrastare i cambiamenti climatici ed è uno strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente
le emissioni di gas ad effetto serra applicabili agli impianti ad alto consumo di energia. Per le emissioni di parametri per la qualità dell'aria vige invece il sistema degli inventari delle emissioni, di seguito meglio descritto. I due sistemi, qualità dell'aria e gas effetto serra, non sono automaticamente confrontabili, in quanto avendo obiettivi diversi usano metodiche diverse. Quindi, con riferimento all'interrogazione del consigliere di febbraio, si osserva preliminarmente che l'inventario delle emissioni inquinanti dell'area della regione dell'Umbria, redatto da ARPA Umbria su incarico della regione, risponde ai criteri legislativi dettati dall'articolo 22,3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, e le province autonome elaborano i rispettivi inventari delle emissioni aventi adeguata risoluzione spaziale e temporale, quindi che non contempla le emissioni di gas serra che ricomprendono CO2. ARPA integra l'inventario delle emissioni inquinanti con le stime delle emissioni di gas serra solo esclusivamente ai fini conoscitivi, ma non a fronte di esplicite norme nazionali. L'inventario delle emissioni pubblicato attualmente sul sito ARPA Umbria, relativo agli anni 99-2015 ed in corso di aggiornamento per l'anno 2018, è stato redatto seguendo i criteri stabiliti dal suddetto manuale EMEP/EEA nella versione disponibile alla data della sua redazione, versione 2016, come prescritto dalla legislazione suddetta. L'inventario è stato integrato con tutte le altre informazioni disponibili sulle emissioni inquinanti, tra cui le informazioni aziendali riportate nelle comunicazioni prescritte dalla legislazione, piani di monitoraggio e controllo, alla data della sua redazione. La nuova versione dell'inventario, in fase di validazione finale, estende la valutazione all'anno 2018. Ora io continuerei a leggere altre due pagine, ma non ho il tempo. Le consegno il materiale che mi è stato dato, in modo tale che lei possa verificare quanto gli uffici dell'ARPA hanno predisposto. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca. Ma questa è l'esatta dimostrazione di quello che ho appena detto prima e che sostengo e sosteniamo ormai da anni. Ovvero è chiaro come il piano della qualità dell'aria sia basato su un documento, esclusivamente su un documento, perché il decreto legislativo 155 del 2010 dice di prendere in considerazione l'inventario, ma non esclude in alcun modo di prendere in considerazione altri documenti. E quindi che cosa succede? Succede che, come in questo caso, noi ci troviamo di fronte a una chiara sottostima delle emissioni industriali a fronte di quello che invece sono i comportamenti individuali. E quindi è chiaro e indiscutibile che all'interno di questa operazione che è stata fatta durante questi mesi, la diretta conseguenza è che vengono messi 0 euro per la riconversione dei processi industriali, per la sostenibilità ambientale, per la transizione ecologica, per riuscire a far uscire il nostro tessuto industriale da questo tipo di situazioni che mettono a rischio il futuro, il nostro futuro occupazionale e ovviamente di salute, e vengono messi, ripeto, 0 euro in virtù di stime che anche in questo caso, come è dimostrato, proprio questa è la prova del 9, tengono la... è un documento basato su quell'inventario del 2015, quello che la stessa ARPA dice che sostanzialmente è fatto con un metodo vetusto. Questo è la prova del 9. Concludo, Presidente, dicendo una cosa: lei si deve assumere la responsabilità di far sì che cose di questo genere non avvengano più. Io apprezzo che l'assessore, diciamo, l'avrei chiesto io, ci fornisca i documenti. Quell'interrogazione è del 18 febbraio. Ora è stato letto un documento di risposta da ARPA prodotto, non so in che data porta quel documento, a marzo, a febbraio. Quell'interrogazione a me non è mai arrivata.
Quindi significa che quell'interrogazione non è mai stata inviata. Ho inviato anche un sollecito in procura. Anche un sollecito in procura è stato inviato il mese scorso su quell'interrogazione, trasformata in accesso agli atti. Ho dovuto trasformare l'interrogazione in accesso agli atti. Non è stato risposto nemmeno all'accesso agli atti, quando c'era un documento pronto da mesi. Questa roba è allucinante. Allucinante. Ultima question time. Oggetto numero 33, risponde sempre l'assessore Melasecchi, interroga la consigliera Meloni, danni provocati dall'attraversamento stradale della fauna selvatica nel territorio regionale. Prego, vicepresidente Meloni. Grazie Presidente, ma questo è un tema che nell'ultimo anno, specialmente post pandemia, è stato sollecitato e sollevato da più parti. E quindi quello che oggi è importante è innanzitutto evidenziare quanto le popolazioni di ungulati siano aumentate, ovviamente non soltanto in Italia ma ovunque, e nel giro di pochi decenni purtroppo è quintuplicato il raggio di espansione territoriale. Sappiamo bene che l'analisi fatta anche da Coldiretti sui dati dell'ASAPS, gli animali provocano, questi selvatici, un incidente ogni 48 ore. Sono stati 243 gli incidenti dall'inizio dell'anno fino a metà ottobre, causati dall'attraversamento di cinghiali e altri animali selvatici. La provincia ha ricevuto 55 richieste di risarcimento danni per circa 75.000 euro. In più abbiamo visto come sia le associazioni di categoria che le associazioni di cittadini sono più volte intervenuti sul tema per evidenziare il danno, ovviamente sia agricolo ma anche danno sanitario, ma anche danni che causano purtroppo incidenti e quindi incidono sulla sicurezza stradale ma anche sulla sicurezza dei cittadini. Ovviamente nel luglio 2011, proprio per sopperire a questa problematica, la Regione Umbria aveva aderito ad un progetto europeo Life Strade, che poi si è concluso nel marzo 2017, dove veniva evidenziato il problema già risalente agli anni 2003-2012. Nella provincia di Perugia già si registravano 2.400 incidenti con la fauna selvatica, suddivisi tra cinghiale, capriolo, daino, istrice ed altre specie. Nella provincia di Terni 342 incidenti. Ora, questo trend, visto che è un trend ovviamente negativo, che sta aumentando sempre di più, e diciamo, la protezione, anche come affermano le ultime sentenze, si deve spingere in due direzioni: la tutela degli animali, ma la tutela anche dagli animali, comprendendo anche la protezione degli utenti della strada che si trovano nelle condizioni di subire danni a causa dei comportamenti imprevedibili, ovviamente, della fauna selvatica. Sappiamo poi che con la pandemia l'aumento e l'avvicinamento di questi animali alle abitazioni, ai campi e quindi anche alle coltivazioni è aumentato. Con il regolamento numero 3 del 31 marzo 2021, gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite caccia di selezione, si disciplina la caccia di selezione. In caso di incidenti che avvengano su strade regionali e di proprietà di enti diversi dalla regione, per esempio anche strade provinciali, non è previsto ad oggi, adesso, alcun indennizzo o risarcimento da fonti normative regionali e pertanto è necessario sempre adire per vie giudiziarie. E questo ovviamente comporta sia un ulteriore aggravio di spese per l'utente, che spesso subisce anche il danno fisico e materiale dell'auto. Quindi, a causa di tutto questo, noi chiediamo alla Giunta regionale per conoscere intanto se ci sono degli interventi che intende mettere in campo e quali sono, per risolvere queste problematiche relative soprattutto al risarcimento, come anche si intende farsi carico e anche finanziariamente di questa problematica, come hanno fatto anche altre regioni limitrofe dove questi danni sono aumentati molto negli ultimi anni, e soprattutto se anche si intende ripristinare qualche fondo o qualche progetto, anche riprendendo soluzioni come quelle del Life Strade o Life Safe Crossing, che attualmente interessa anche la provincia di Terni,
che vadano un po' a mitigare il problema, ma anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati che siano in grado, magari anche nei tratti di strade più colpite, più pericolose, di individuare prima e in modo anche più, più idoneo e preventivo la questione dell'attraversamento della fauna selvatica. Grazie. Prego, Assessore Melasecchi. In relazione a quanto richiesto di conoscere dalla consigliera Meloni, appare opportuno fare alcune premesse. Fino al marzo 2015, per quanto concerne gli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica, la situazione regionale era assicurata da ultimo con una polizza assicurativa che prevedeva un premio annuo di euro 1.014.675. A tale costo doveva aggiungersi una franchigia annua di 940.000 euro. Nell'ultimo anno nel quale la copertura assicurativa era attiva, il costo risultò di oltre 1.950.000 euro. Tenuto conto del costo rilevante della copertura assicurativa, con delibera di Giunta regionale 535 del 2015, la Giunta regionale disciplinò le modalità, i criteri e i termini di presentazione delle denunce relative alle richieste di risarcimento del danno per incidenti stradali causati da animali selvatici, istituendo un fondo regionale con il quale, in presenza di determinate condizioni, la Regione faceva fronte in via stragiudiziale alle richieste presentate dai soggetti danneggiati. In applicazione di tale fondo, pervennero alla Regione 570 richieste di risarcimento e furono pagati 156 sinistri. L'importo liquidato fu pari ad euro 390.261. Per l'espletamento di tali procedure, la Regione sostenne, oltre alle spese per i risarcimenti, 60.000 euro di costo per l'agenzia peritale incaricata degli accertamenti relativi ai sinistri ed il costo annuo per la polizza lesioni personali di euro 176.000, che prevedeva peraltro una franchigia annua per 100.000 euro per le lesioni personali. Con delibera di Giunta regionale numero 1054 del 2016, la DGR citata 535 è stata revocata alla luce della favorevole giurisprudenza registrata negli ultimi anni antecedenti il 2016, secondo cui veniva esclusa la responsabilità dell'amministrazione in tutti quei casi nei quali non è stata dedotta e provata la inosservanza di uno specifico obbligo incombente sulla Regione al fine di evitare la causazione dell'incidente. Pertanto, con riferimento agli incidenti verificatisi dal 2016 in poi, non si è più provveduto al risarcimento dei danni in via amministrativa e coloro che intendono essere risarciti devono proporre le proprie domande in sede giudiziale. C'è qui una sintesi che posso consegnarle, quanto accaduto nel 2016, 17, 18, 19 e 20. Quindi, conclusione. L'andamento del contenzioso appare evidentemente per lo più favorevole alla Regione, quasi sempre. Pertanto non è possibile procedere per via amministrativa alla riattivazione di procedure per riconoscere eventuali risarcimenti. Ciò che invece la Giunta regionale può fare e sta facendo è rafforzare le azioni per ridurre il numero di ungulati ed in particolare dei cinghiali presenti sul territorio. In tal senso sono state messe in campo negli ultimi due anni numerose azioni concrete, quali l'introduzione della caccia di selezione al cinghiale, precedentemente non prevista, per aumentare la capacità di prelievo e controllo della specie. Due, la condivisione con la Prefettura di Perugia di un protocollo che definisce le procedure da adottare per le attività di contenimento degli animali selvatici all'interno degli spazi urbanizzati. Tre, la rilevante diffusione di gabbie di cattura presso le aziende agricole. 5, il potenziamento dell'attività di controllo nelle aree protette. 6, l'aggiornamento del piano regionale di controllo e contenimento della specie cinghiale. In merito all'attività di prevenzione, continua l'utilizzo e il collocamento dei sistemi sperimentati nell'ambito del progetto LIFE Strade, con particolare riguardo ai tratti della rete viaria
maggiormente interessati da incidenti stradali causati da fauna selvatica. Si segnala inoltre che recentemente in sede di Commissione per le politiche agricole è stata ribadita al Ministero l'opportunità di inserire nella responsabilità civile auto la copertura per danni da animali selvatici e la necessità di modificare la legge 157 del 92 nelle parti in cui vengono normate le procedure di attivazione degli interventi di controllo, onde prevedere modalità di intervento più celeri e snelle. Lo Stato non può chiamarsi fuori da questa problematica, tenuto conto che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, la cui gestione è stata trasferita alle regioni senza prevedere contemporaneamente adeguati trasferimenti di risorse economiche. Grazie. Vicepresidente Meloni, la replica. Grazie, Assessore. Ma cioè, la problematica la conosciamo e diciamo che quello che lei ha, diciamo che gli uffici hanno predisposto nel ripercorrere la strada tracciata era abbastanza chiara e nota, solo che oggi ci ritroviamo comunque a non avere sostanzialmente delle risposte, perché è vero che ci sono state delle azioni e il contenimento dei cinghiali, ma se a giugno anche col diretti o comunque le associazioni di categoria hanno fatto una manifestazione per denunciare l'aumento e quindi sostanzialmente ancora rispetto alle azioni non si vedono le reazioni positive, perché gli incidenti aumentano, i risarcimenti no, se non il cittadino deve andare per vie legali. Io capisco anche che il patrimonio ovviamente non è regionale e quindi bisogna fare sempre richieste al governo affinché faccia dei trasferimenti non solo di responsabilità ma anche di risorse economiche, e questo è un passaggio che io condivido, però ad un certo punto credo che bisognerà ripristinare comunque uno stato almeno di aiuto comunque per i cittadini, perché i danni sono sostanzialmente tanto ingenti. Spesso chi vive anche nelle aree anche più periferiche dove spesso avvengono anche gli incidenti si trova senza macchina e senza soldi, quindi il problema comunque esiste, e credo che molte delle azioni che lei ha elencato siano delle azioni che prendono troppo tempo per poter vedere una riduzione anche degli ungulati, quindi, e credo che non si possa più aspettare, diciamo, di passare altro tempo con gli stessi problemi senza avere un minimo di risoluzione. Io capisco che gli oneri a carico della Regione erano sicuramente troppo elevati, sicuramente la Regione non ha una responsabilità diretta, però è anche vero che ad un certo punto bisogna trovare un'intermediazione magari tra vari enti, Regione, Provincia, sicuramente chiedere più trasferimenti, ma andare verso almeno un segnale che si voglia andare dalla parte anche del diritto del cittadino che subisce il danno e poi subisce anche la beffa di non avere il risarcimento del danno, se non per vie legali, che comunque comportano degli oneri ovviamente legali sempre a carico del cittadino. Quindi siamo sostanzialmente punto a capo, perciò io chiedo ovviamente di non fermarsi, sicuramente a procedere con la questione del contenimento e lavorare, però anche non lo so, ripristinare, ho capito che non si può riattivare nessuna procedura, però mi rendo anche conto che per l'ennesima volta noi chiediamo a un ente sovraregionale di intervenire non dando risposte ai cittadini. E questo è insoddisfacente per il cittadino, quindi anche per noi che siamo anche noi cittadini.